Contestazioni e fischi hanno caratterizzato il convegno Cannabis, l'erba della morte, aspetti medici e legislativi. Ieri sera in un auditorium di Sant'Ilario strapieno, 300 persone almeno, la confusione regnava sovrana. Dopo i saluti dell'assessore Luca Zandonella è salito sul palco l'organizzatore dell'evento, Massimo Polledri, chiarendo che il titolo dell'incontro voleva essere provocatorio. Il titolo è provocatorio, ma l'effetto è molto serio. 800.000 ragazzi fanno uso di cannabis, circa 6 ricoveri su 100 sono dovuti al prodotto della cannabis. La cannabis, soprattutto nell'adolescente, incide su quelle che sono le funzioni cerebrali, modifica alcune funzioni cerebrali, è connesso con 2 o 3 volte la possibilità di sviluppare delle psicosi ed è connesso soprattutto a uno stato di alterazione particolarmente pericoloso alla guida o in altri momenti. Una provocazione è quella del titolo e dell'argomento che a tanti non è proprio andata giù. Cannabis e l'erba della morte è tutto da vedere, anche perché il nostro Stato dal 2007 ha riconosciuto l'autorevolezza medica di questa sostanza. Pensate che dall'inizio della storia di questa pianta adesso sono 0 i morti per cannabis accertati. Tra il pubblico sono nate discussioni e liti anche piuttosto accese, anche quando è stato il momento della testimonianza di una madre di un ragazzo segnato dall'abuso di cannabis. Uno dei relatori, il consigliere comunale Carlo Segalini, nonché medico dell'ASL di Piacenza, ha affrontato invece il tema cannabis dal punto di vista sanitario. Nella vita di tutti i giorni il ragazzo può non subire dei danni nell'immediatezza, ma ci sono delle alterazioni dell'aspetto psicologico dell'individuo che fa uso di queste sostanze che possono essere dannose nei confronti di altri.